Buongiorno. Ho riposato abbastanza bene la seconda parte della notte. Il tempo sembra bello anche se sembra ventoso. L'umidità sembra non mollarmi mai, assolutamente. Esco, smonto la tenda. Stanotte mi sono anche dovuto medicare perché stava veramente facendo male la feritina che mi sono fatto con il legno per scaldare, con un ramo che si è piantato nella mano. Iniziava a pulsare, faceva male, avevo paura che facesse infezione, anzi stava facendo infezione. Allora l'ho disinfettato con l'alcol. Adesso faccio anche la cacca prima. Ciao Charlotte, fatto freddo stanotte, tutto bene? Ripartito. Quando riparti da qui, ma guarda che bello. Questi posti sono magnifici, c'è questa pista ciclabile piena di cicloviaggiatori che tra l'altro non si fermano quasi mai, magari fanno solo dei piccoli viaggi una settimana o due così, quindi non stanno lì a fermarsi. In questa parte qua che è tutta ciclabile, incredibile, veramente bella, con una vista mozzafiato, zero traffico, immerso nel verde qua, forse da quando sono arrivato in America è il posto più bello, è il posto più bello che c'è. Siamo tornati nel traffico. Fa la differenza, c'è molta differenza tra qui, bordello, e dove ero prima, tranquillità. Ma quando arrivi sulla costa il vento è pazzesco, oltre che gelato è veramente forte. La cosa figa che non mi è mai capitata nel mio viaggio è il fatto di averlo a favore la maggior parte delle volte. È incredibile, è la prima volta. La prima no, ma è così, in due giorni di fila è la prima volta. Di solito il vento ce l'ho sempre contrario. Ma in effetti mi avevano detto di andare da nord verso sud in America, che è molto meglio. Vai! Oh, un po' caldo, un po' freddo, poi c'è il vento. Uno non sa mai che cazzo mettersi. Non è tutto rose e fiori in paradiso, eh. Che svolazzi, sporca, ma che roba, ma che roba. Comunque adoro venire al supermercato direttamente col carretto dentro, un po' scomodo ma lo adoro. Oggi è il 4 luglio e probabilmente da ogni parte degli Stati Uniti faranno i fuochi d'artificio. Quindi uno, devo stare attento a non farmi beccare dei fuochi d'artificio se mi accampo, e due, magari cercare di guardarli da qualche parte. Sto ricaricando le batterie e scrocco anche internet. Per la prima volta
mi hanno chiesto se volevo un passaggio. Era un signore normale, un classico fuoristrada col cassone. Io gli ho spiegato cosa facevo e mi ha detto: sei sicuro? Stai tutto a posto? Hai bisogno di qualcosa? Faccio tutto a posto, sto bene. Il primo, finalmente, stavo iniziando a preoccuparmi che nessuno mi chiedesse di un passaggio né nulla. Oh, ho finalmente trovato un posto, perché sulla spiaggia, tolto il fatto che il mare si stava mangiando tutta la spiaggia, in più a ogni area che arrivavo dove potevo scendere c'era scritto che non si poteva campeggiare, con le case un po' intorno. È il 4 luglio, quindi qua tutti festeggiano, nessuno ti rompe le balle, però comunque metterò la tenda più o meno qua. Non accenderò il fuoco perché ci sono case nei dintorni, perché sono stanco morto. Giornata bella e impegnativa. Però la costa è una figata. Sono cotto, è tipo mezzanotte. Non so perché sto andando a dormire così tardi, ma sto andando a dormire tardi, non so perché. Vabbè. Buonanotte.